Benvenuti a questa terza puntata del Golden Show. Io sono Mark Reed, ospiti stasera abbiamo i magnifici Cobra e Andy Manero. A voi l'intervista! Eccoci qua, terza puntata del Golden Show. Io sono Mark Reed, ospiti con noi oggi, super ospiti oserei dire, la stella del sabato sera Andy Manero, che permettimi di aggiungere subito una cosa, stella del sabato sera più un cazzo, perché per colpa del Covid, non per colpa dei figli, non ti preoccupare, non per quello. Non ti preoccupare. Anche, può darsi, anche. E il mitico Cobra, è mio spirito animale guida, quindi per conto mio, mitico Cobra. Ciao, Cobra? Ragazzi. Cosa? Il Cobra, spirito guida. No, Cobra, no, lui è il mio spirito animale guida, non il Cobra, no, proprio lui. Animale, proprio lui. Proprio lui. Perché voi non lo sapete, ma io sono un educatore. Prima di essere un wrestler e allenatore, sono un educatore. E di cosa non si può dire, però educatore. Meglio. Come state, prima di tutto? Come va questo periodo? Io bene. Bene, ma perché vedo che nonostante Manero sia molto più giovane di me, sembra quasi mio padre, e quindi mi sento molto molto giovane e molto bene. Ma sai perché? Perché, se mi sbaglio, giusto 3-1, giusto? Ma infatti io sto bene, ma mi sento al contrario di Alberto, molto 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 invecchiato. Quest'anno qui che è passato, per questo è un anno e mezzo. Per me sono passati 15 anni. 15 anni, tipo, cioè... distrutto dalla vita. Sì, distrutto dalla vita. Incredibile. Quando pure tu, Cobra, arriverai a 3, vediamo se farai tanto il brillante così. Ma magari ci sono già arrivato, non lo so. In giro per... In giro da qualche parte. Può darsi. Nulla da... Ah, prima di tutto, curiosità che... prima nel backstage, prima non vi ho chiesto apposta, anzi soprattutto a te Cobra, non ho mai ascoltato una storia del perché Cobra. La vuoi sapere? Ah, cazzo, guarda, sta roba è veramente da fulminati. Ma... Allora io andavo allo stadio, andavo in banca, quindi a fare l'abbonamento, ok? E c'era una rincoglionita che in sostanza, quando mi ha detto nome e cognome, gli faccio, vabbè, Copler, già non è un cognome facilissimo, però, dico Alberto Copler, mi dà la tessera, mi stampa la tessera, con scritto Alberto Cobra. Cosa che ho dovuto poi riconsegnare, rifare, solo che da quel momento, ovviamente, io mi presentavo in classe con la tessera Alberto Cobra. E quindi da lì, cazzo, è rimasto prima come soprannome, e poi è andato in gimmick, capito? Giusto, ma è giusto così, è la cosa più bella, assolutamente. Poi tu... Pensavo fosse prendere onore al super direttore generale alla Coppa Cobram, i fantozzi. No, cioè, potevamo inventare mille cose, avrei potuto inventare mille storie super fighe per giustificare questo nickname, e invece, cazzo, è una rincoglionita della banca di Sarnico, Cariplo, che mi ha segnato come Alberto Cobra. Per tutto l'abbonamento, praticamente. Beh, ma guarda che è una bella storia, eh? Cioè, è particolare come storia. Cazzo, devo dirti, io per trovare il mio ring name ho dovuto scrivere i 100 cognomi canadesi più diffusi. Te immaginati! Ma ti dico un'altra cosa, che invece, giocando a calcio, usciva sempre il mio nome anche sul giornale di Brescia. Ok, giocavo nel Capriolo, mm-hmm, e scritto in mille modi, tra cui una volta ero tipo un portiere belga perché sono riuscito a scrivere Goetler, cioè G-O-E-T-H-L-R, cioè, capito? Mm-hmm. Come? Assurdo. Goetler, cioè. Spettacolo, Fea. Dallo standard da oggi, in poi sei anche Goetler, un pochettino. Te invece, Andy, so che il tuo nome è per discorso di prima, giusto, Tony Manero, ma perché prima tu avevi un altro nome, giusto? Esatto, un bellissimo nome, Omega, stupendo, ricordato per anni, campione fantastico del ring.
Poi niente, poi purtroppo ci si sveglia dai sonni e niente, sono buttato su Andy Manero. In realtà la storia è bella di Andy Manero, eh. Io ero fissatissimo che volevo fare il non personaggio, ecco, volevo fare il tizio che sale e fa wrestling, perché è un po' poi la cosa che avete voi giovani. Come un po' quello che c'era la ragazza di un amico, Alberto la conosce, la Daniela Marmo, che ogni volta che mi vedeva... Sì. L'ex di Fabio, e ogni volta che mi vedeva diceva: cazzo, ma tu sei troppo Tony Manero. E io, che cazzo vuole questa sei troppo Tony Manero. E una volta un amico mi fa: senti, ma ascolta, ma perché non fai il personaggio di Tony Manero? No, dai, raga, è una cagata. E invece, cazzo, da sta roba è nato tutto il personaggio, il progetto, mi sono fatto il costume, mi sono fatto il disegno, ed è stata la cosa migliore che ho fatto in carriera. Ma tutta la vita. Sì, anche perché ti tutta la vita. Direi che va bene così. No, poi è anche un bravo ballerino nella vita, quindi sai, quando riesci ad accoppiare la gimmick con quello che sai fare è il top, capito? Cioè, il movimento d'anca sul ring c'è. C'è. Lo devo far vedere. Mamma mia. Non l'ho ancora perso. Meno male, non l'ho ancora perso, quello, come vedete. Almeno quello, la dignità può darsi. Almeno quello no. Dai, almeno quello no. Sì, la dignità ormai è andata tra i pannolini. Esatto. In mezzo alla merda di bambini. Allora, ci stiamo già perdendo. Potremmo stare qui 2 ore a parlare di pannolini e merda a momenti. Allora. No, basta, figa. Cioè, ogni giorno. Dico solo una cosa. ICW Twitch Forever, dato che questa puntata che stiamo registrando ora esce sabato, oggi è lunedì, stiamo registrando di lunedì, esce sabato, quindi ancora prima di Twitch Forever, giusto? Esatto. Perché? Quando oggi è esce? Martedì comunque. Però. Oggi è martedì. Sì. Minchia. Si vede che il COVID mi ha... Cazzo, ma che osso sei? Cioè, sai che giorno è oggi? Ma che cazzo me ne frega? Ma tanto sia registrato, facciamo finta che sia lunedì. Che cazzo vogliamo, cioè? Ma è vero! Diciamo, potremmo anche dire che è venerdì oggi, cazzo ce ne frega. Ma hai ragione. Ok, sabato è su diretta. Ma amici, tanto sai qual è il bello? Sai qual è il bello? Siamo in diretta. No, sai qual è il bello? È che tranquillamente io non taglierò niente di questa cosa, così uno che mi guarda e dice: questo qua, figa, ma ce la fa. Giusto, è giusto così, giusto così. Comunque dimmi, lunedì esce la prima puntata, giusto? Cioè esce, si fa la prima puntata. La facciamo in diretta e vi dico una cosa, che io Twitch non sapevo che cazzo fosse fino all'altro ieri. Quindi... Immaginavo, considerando come sei stato in queste settimane qua, particolarmente interessato a Mirko che faceva le live. Esatto, no, sono andato da Mirko a imparare e mi sono fatto una cultura generale la sera di quello che poteva essere Twitch. Infatti c'ho un co-regista, co-host che, figa, cioè siamo una coppia clamorosa. Cioè il povero Panzero verrà subissato di qualsiasi cosa durante tutte le puntate, in qualsiasi momento. No, però è molto interessante questa cosa, perché è un progetto nuovo, è un progetto secondo me molto carino, molto giovane, che ha l'obiettivo poi di portare, soprattutto quando si riaprirà, che potremo fare gli show live, sarà un ottimo collante tra gli show, ci saranno delle interviste sempre di coppia, vedremo dei match, ci saranno delle figate dentro assurde, quindi dopo non voglio fare tanti spoiler, però è una roba da seguire, quindi andate subito a vedere i post su Facebook che parlano poi di Twitch Forever, che veramente sarà quella cosa in più che ci mancava per poi digitalizzare quello che è il brand dell'ICW, che infatti... sempre di più vogliamo rendere un brand giovanile, esatto. Figo, d'impatto, e ci sarà da divertirsi, quello sicuro. Infatti la cosa secondo me più interessante è il fatto che non è stata creata questa idea solo perché siamo in epoca Covid, ma perché si vuole
continuare per amalgamarla insieme al discorso degli show. E questa cosa sicuramente ci lavoreremo tanto e secondo me uscirà, secondo me, una figata incredibile. Bravissimo, ma perché banalmente il Covid è una situazione straordinaria di emergenza per tutti, quindi è ovvio che ognuno, qualsiasi federazione o comunque in tantissimi altri ambiti, si cerca di mettere delle pezze in questa situazione Covid. Noi abbiamo cercato di ragionare invece al contrario, di dire adesso si riapre e noi andiamo a lavorare sulla riapertura. Andiamo a lavorare sulla riapertura facendo qualcosa che sia comunque anche digitale, che potrà permettere anche a tutti quegli spettatori che magari non possono vedere l'ICW, non possono conoscerla live, di avere un rapporto ancora più stretto con i fan ovunque in Italia. Quindi diventa qualcosa di super interattivo e super carino, secondo me. Beh, anche per il discorso. E anche perché. Dimmi, Andy. La cosa che ci è sempre venuta difficile è sempre stato quello, cercare di avere continuità comunque online. Ci abbiamo provato nel corso degli anni, tipo con le web series su YouTube, ci abbiamo provato col canale YouTube che ancora abbiamo, però non siamo mai riusciti a dargli continuità, non siamo mai riusciti a trovare qualcosa che veramente spingesse l'utente medio, il fan medio di wrestling a guardare col tempo e costanza. E questo qui può essere un buon espediente, cioè può essere un buon espediente anche per far conoscere meglio i personaggi che ci sono proprio dentro la federazione, per far vedere i match senza ammorbare troppo chi li guarda, ma con appunto un commento un po' colorato di Alberto e di Emiliano. Quindi sicuramente è una cosa che ci serviva e speriamo vada bene. Sì, speriamo, ma sicuramente sì, andrà va bene. Allora, voi due vi conoscete da quanti anni esattamente? Più o meno, dai. Troppi. Troppi, bene. 10 anni. Non so quando ha cominciato il buon maniero. 10 anni, no, di più di 10 anni, dal 2009, quindi 10 anni. 12. Avete mai avuto? 12. Avete mai avuto una faida o più che altro, togliendo la casta, una faida tra voi due o qualche storia, una qualche connessione in questi 12 anni, oltre a essere andati a escort l'after show? No, questo non dovevo dirlo, no. Allora, io Alberto, in realtà io me le ricordo bene le volte che siamo incrociati, magari Alberto un po' di meno, io me le ricordo bene. In realtà in 12 anni ci siamo incrociati molto poco. Ci siamo incrociati insieme, me lo ricordo perché ancora ero proprio un principiante, in un 3-3. Non so se ti ricordi, Alberto, nell'allora bellissima Pavia, eravamo io, te e Valerio Cobretto. Un 3-3 contro Mariel, Cyberpunk e Silver Star. Cioè non combatte più nessuno di quella gente lì, solo io e te siamo rimasti. No, davvero, dei sei solo io e Alberto siamo rimasti. Per fortuna. E quello me lo ricordo, perché fu uno dei miei primi match, quindi era impossibile che non me lo ricordo. Tra l'altro ero gasatissimo, perché Alberto è un veterano, quindi lo affiancavo, ero la mega gasato. Poi vi racconterò. E invece ci siamo andati uno contro l'altro a distanza di anni, ma proprio erano passati anni, e me lo ricordo benissimo la prima volta che siamo andati uno contro l'altro, perché tornavo dall'infortunio per quel match. Mi ero rotto il malleolo, tornavo a fare uno show e tornavo a combattere contro Alberto a Bergamo, a Sarnico, anzi per la precisione, e era la Coppa Sarnico, che poi Alberto vinse, tra l'altro, quella sera. Da face. Ma veramente? Sì. Da face? Sì, ero io lì, del face, sì. E ci affrontavamo nella prima semifinale, praticamente. Praticamente cosa dicevi? Un applauso e la gente ti applaudiva veramente. No, in realtà lui faceva le chop, mi ricordo, ce l'ho detto. Ha cioppato a sangue. Allora, ti dico, Sarnico è il mio paese natale, no? E quindi grazie al sindaco, che è un mio carissimo amico, e comunque grazie a tutta la giunta, siamo riusciti a fare uno show in riva al lago, alla festa dello sport. Quindi cornice molto bella, molto simpatica, d'estate, tutto.
solo che ovviamente io ero di casa, quindi cioè, veniva amici, fratelli, che di solito se sono nel palazzetto mi insultano sempre comunque. Però lì, cazzo, ho fatto il face, penso per l'unica volta in tutta la mia vita, e si è divertito un sacco. Sì, meno il petto di Andy, però sì, tutto il resto si è divertito abbastanza. Sì, 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 sì. E poi ci siamo incontrati a calcinate alla fine. Bravo, esatto, esatto, poi calcinate. Ma lì ho già... Com'è? Ero già vecchio. Da buttare via. Sì, abbiamo fatto un match per il titolo al main event, abbiamo fatto, ci hanno divertiti anche lì, è stato molto bello anche lì. Anche lì mi ha cioppato a sangue, me le ricordo bene il tuo cioppo, non è che... Sì, ma sì, dai, anche lì si sono divertiti. Sì, alla grandissima. E invece il discorso casta, da chi è nato? Come ah, cosa? Ecco, eccolo lì, ti pareva, cazzo. Dai, dai, dillo Alberto, dillo. Lo dico con cognizione di causa, lo dico dai, perché dai, dai. La cosa, no, diciamo, quello che era il fulcro l'ho partorito io. Ecco. L'idea di fare la casta, no? Poi, insieme ad altri, abbiamo costruito invece operativamente quello che doveva essere la casta. Quindi quello è stato un lavoro di squadra che abbiamo... Io avevo l'idea di fare una stable fatta così, in quel modo. Però come si è costruita è stato un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, quindi che poi era un po' una risposta a un feeling che c'era nell'ambiente e nel c'era questa cosa dei vecchi che toglievano spazio a tutti, che si autoproclamavano, si autopushavano eccetera, quindi l'abbiamo presa e fatta. È fatta, se proprio avete preso, vi siete pushati, ma sì, fa culo a tutti. Assolutamente, giusto? Assolutamente. Onesti, importante essere onesti, è giusto. Voglio dire una cosa, non dovrei, ma la dico a favore di Alberto. In effetti, vabbè, sì, poi è stata partorita tutti insieme l'idea, c'è cioè chi ha pensato a come... dove saremmo dovuti arrivare vestiti, cioè che ha pensato a quello, a quell'altro. Alberto è proprio colui che ha partorito la canzone della casta, cioè lui ha detto mettiamo in Italia, infatti Fibra non voglio sentire storie, gli abbiamo detto no figa, no, non mettiamo in Italia, e invece a distanza di anni devo ammettere che è stata azzeccatissima. Te lo devo, hai visto? Sì, perché magari tutti vi odiavano, ma quando c'era la musica che partiva comunque c'aveva qualcosa. Cantavano tutti, dai. Cantavano. Per dire, facevate gli per dire. Allora. Ma sai, il problema, sai qual è? È uno, è che Triple H veniva sempre tifato per un motivo, anche se era il che era più bravo degli altri. Sì. E quindi il pubblico lo capiva, cioè, ok. Vedevi tipo lei dice, questo qua è 10 spanne avanti, cazzo, tifo lui. E quindi è ovvio che la casta un pochino più over, perché ci lottava dentro, non il sottoscritto che zoppo, ma gli altri. Del resto. Erano il meglio che c'era sul mercato in Italia. A parte qualcuno che non faceva parte della casta, comunque molto bravo, ma gli altri erano i migliori che c'erano sul mercato, quindi. Io vi ho chiesto, tramite messaggio, tramite un po' di organizzazione pre-show, un aneddoto del proprio compagno di intervista. Ora, io inizierei con Andy. Ok, se hai pensato a un aneddoto di Cobra, che riguarda Cobra, insomma. Sì, sì, ma io ovviamente ci ho pensato. Allora, la cosa bellissima di Alberto è che noi, vabbè, ci conoscevamo da 10 anni, ma in realtà siamo entrati tanto in confidenza, tanto poi negli ultimi anni, in realtà. Cioè, prima ci siamo sempre stati simpatici, siamo sempre stati d'accordo, ma
non siamo mai stati, per dire, extra ring, amiconi, ma anche voi per la distanza, ecco, non ci trovavamo mai, non avevamo mai modo di vederci anche fuori ring. Poi crescendo, comunque, ci siamo proprio avvicinati diversamente. E mi ricordo che appunto io, a me stava simpaticissimo, anzi, poi come personaggio proprio era uno di quelli che mi piaceva seguire, mi piaceva rubare un po' da lui. Mi ricordo che ogni volta c'è stato un periodo che ogni volta che arrivava uno show arrivava con una ragazza diversa. È incredibile questo. Sì, sì, dico, non facevo in tempo a presentarmi a una ragazza di Alberto. Figa, un mese dopo lui arrivava con un'altra. Cioè, ma quella di prima io non cioè, appunto perché non ero così convinto. No, incredibile. Magari era la terza volta che finalmente mi presentavo a una volta. Posso fare i nomi, Alberto? Falli tanto. Vabbè, allora guarda, faccio invece che fare i nomi, dico altre cose. Sì, ma tanto volta il video, la tettona. Il video lo vede mio cugino, forse voi due, e forse questo anche è vero. Forse Nico, perché magari lo vuole censurare, sai che supporta Italian Wrestling, quindi. No, ma stavolta lo vedranno molto di più, perché lo spammiamo malissimo, lo vedranno un sacco di persone, vedrai. Sono solo che contento, solo per farmi vedere quanto sono ignorante, sono contento. Dimmi nome. Comunque è comunque fantastico. Alberta, la Sheila forse, non mi ricordo, quella tatuata bionda, giusto? Ok. Poi una che se ne hanno fatti tutti, che non mi ricordo assolutamente. Ottimo. Poi l'ultimo, ma i nomi adesso tra l'altro mi sfuggono, perché poi figura, cioè lui le cambiava così, quindi cioè, è la cosa bella, la cosa bellissima, è che Alberto ogni volta sembrava preso, hai capito? Cioè non è che sembrava... Sì, no, ragazzi, questa che parte, ti portava la vita, no, è incredibile. Lui è un fantastico, cioè, copre nel vero senso della parola, cioè, poi figa le spalle, zacche proprio. Ma perché io in realtà sono un romanticone, lo sono sempre stato. Sempre. Yeah, ecco. Beh, esco da un film di Vanzina anni 80, però sono romanticone. Ma è giusto così. E invece tu, Cobra? Allora, sono d'accordo con quello che dice l'amico Andrea, perché alla fine ci siamo avvicinati molto negli ultimi anni per mille motivi, per mille cose, però c'è stato un periodo, ok, in cui era uscita la gimmick del butcher, ok, del macellaio di Andrea,